Sarà presa martedì una decisione riguardante l'ex colonia di Casterraniero da parte dell'ASP, proprietaria del sito. Sul banco, la proposta del comitato Dottiamo Casterraniero, che ha avanzato l'ipotesi di prendersi cura del parco e di tornare a gestire la casa del custode disabitata ormai da un paio di anni, da quando cioè le stesse persone che oggi formano il comitato hanno dovuto lasciarla terminata l'assegnazione temporanea. Nulla invece verrà deciso riguardo al futuro della casa colonica. L'ASP è ancora alla ricerca di un finanziatore per restaurare il grande edificio, un accordo sulla falsariga di quello stipulato con DNA, che avrebbe dovuto trasferire sulle colline la propria sede operativa. Il monte spese per rendere fruibile l'edificio è però alto, 4 milioni di euro, e proposte concrete al momento non sono più arrivate. Dal canto suo, invece, il comitato Dottiamo Casterraniero è tornato ad avanzare l'ipotesi di una cogestione dell'area, chiedendo la disponibilità di usufruire della casa del custode e del giardino per riqualificare l'area con fini pubblici. Il comitato vorrebbe innanzitutto realizzare gli interventi indispensabili per fermare il degrado e rendere nuovamente fruibile l'area. In seconda battuta, un progetto per inserire il sito in circuiti di interesse ambientale e turistico che facciano conoscere e valorizzare il patrimonio della colonia. Infine, la messa a punto di un modello di gestione economica a fine di reddito e di occupazione. Per il comitato, un'occasione da non perdere sarebbe il nuovo codice del terzo settore, che prevede per l'associazionismo la possibilità di avvalersi dell'istituto del social bonus in caso di recupero del patrimonio storico-artistico. Il 2018, l'anno del centenario della vittoria della Prima Guerra Mondiale, sarebbe per il comitato un'ottima occasione per tornare a sedersi attorno ad un tavolo a discutere il destino della colonia.